anche in Coppa dei Campioni. Anche in Coppa, dei Campioni ha fatto gol. Vabbè, giustizia, giustizia è fatta, giustizia è fatta. Dagli un po' il microfono invece. Ti ha chiesto se sai parlare. Vicino, vicino, tieni vicino. Certo. Ma com'erano sti qua in definitiva sotto sotto? Bravissimi. Adesso non fare. Fagli la barba. Guarda che ti danno le sbelle. Vedi, vedi come fanno. Non gli togli il microfono. No, volevo solo chiedigli chi è il suo cocco. Chi era il suo cocco? Vedete se lo dice qua. Adesso lo dice. Allora adesso sentiamo chi era il suo. Sai quello di chi era il tuo cocco? Un nome suo. Mi dicevano che io avevo un figlio in squadra. Dominate. Chi era suo figlio in squadra? Ditelo anche. Il cocco. Quanti. Il cocco era Aldo Pecci. Allora svelo un segreto, tanto Johnny c'ha 80 anni ormai. Vabbè. Lo svelo un segreto perché è venuto con me una volta un'estate a Rimini e l'ho portato a trombare. È vero. Senti. Fu un trionfo. Era sempre sul Johnny, da te non me l'aspettavo. No, ma dimmi una cosa. Le corse in bici quando vincevi? Questa se un minuto la racconto perché è bellissima. No. Johnny ha sempre amato la bici. Quell'anno lì mi allenavo, mi ero operato un ginocchio, mi allenavo sulla bici per non pesare col corpo, perché pesavo anche allora col corpo sopra la gamba. E allora in bicicletta, solo che lui si piantava sui cavalcavia, no? E ogni cavalcavia io partivo, ed è con l'atleta che va a vincere il campione della montagna, e partivo. Un giorno pensavo agli affari miei, mi parte tardito. Ed ecco l'atleta campione della montagna, a metà salita, ma cavalcavia, sarà stato lungo 200 metri, ha bucato, è cascato per. La prima volta che vincevo il campione della montagna, è bucato, è cascato. Io con i seduto nel fosso che guardavo lui che cambiava la gomma, era sfigato, era, però dopo l'ho portato dove sapete, allora dopo. Anche con la gomma bucata. Senti un po', ma sei andato a trombare con la gomma bucata? Non ho capito. Non c'era più la gomma. Tanto qua non ci sente nessuno stasera. Non ci vedono in tutto il mondo, tranquillo. Zach, ma dimmi qualcosa di più, dai. Ma cosa c'è da dire? Degli episodi come ci capitava quando andavamo magari dal. Quello è normale. Quello dall'albergo. Beh, un classico era la partenza dall'albergo da Villa Sassi per andare a giocare, per andare al comunale. E allora c'erano certe situazioni che capitavano sul pullman che si dovevano verificare strada facendo. Una di queste, visto che Castello era uno molto sempre tranquillo, sereno e che non partiva la partita, ha visto uno dei nostri compagni che si era appisolato sul pullman nel viaggio dall'albergo allo stadio. E non ti dico cosa gli ha detto Castello a questo povero nostro compagno. È qui con noi. Ah, è qui con noi? Vabbè, allora tiriamo fuori gli altarini, tiriamo fuori gli altarini. Io prima ancora di questo mi ricordo, ci trovavamo di notte, io e Natale, prima dei derby, e diciamo andiamo a vedere chi dorme, che sono tutti incoscienti. È impossibile dormire prima di un derby, dicevo io. Vuol dire che non pensi a niente. Invece Patrizio dormiva da Villa Sassi fino a... Eccolo! Oh, stasera! Tra l'altro ho visto Patrizio, quella giacca che aveva su... Settimana scorsa gliel'ho rivista dopo. Veramente la partita non... Aspetta, tieniti il microfono. Non si sente, se no. No, ma io la partita veramente non la sentivo. La vivevo al campo e basta. Cioè mezz'ora prima della partita proprio, non entravo mai prima mentalmente nella partita, ma addormentavo quasi tutte le volte. Era quasi come una... Non è che dormivo, mi appisolavo. Claudio non è molto d'accordo. Che mi urlava sempre. Dormiva. Finché un giorno, il campionato dopo, se ne è accorto Radice, e l'ultimo del campionato gli ha detto, domani ragazzi gli do un turno di riposo. No, è vero perché...
perché lui aveva l'abitudine di passare il sabato sera nelle camere e diceva chi giocavo, no? Quindi eravamo sempre in coppia in camera. E mi ricordo che l'ultima partita in casa erano dei 50 punti col Genoa, mi sembra. Eravamo in camera io e Cesare Butti e dissi a me: ti do un turno di riposo. Era l'ultima domenica di campionato. Pazzesco, l'ultima di campionato, hai finito di giocare. Ecco, volevo mandare un brevissimo filmato di 20 secondi che ricorda in un derby un momento particolare, no? Tanto per dire la violenza negli stadi o meno, e anche allora, vediamo un attimo la regia che ci manda questo piccolo contributo. Mentre i giocatori si avviano agli spogliatoi, il portiere Granata Castellini è colpito da un petardo. All'ospedale gli riscontrano una leggera ustione all'occhio sinistro, guaribile in 4 giorni. Alla ripresa il portiere Granata è Cazzaniga, la Juventus priva di Scirea impiega Gentile. I campioni d'Italia aumentano la pressione e all'ottavo Bettega colpisce il palo. Poi, su punizione di Causio, respinge Cazzaniga e Salvadori devia in angolo. La partita finisce sul 2-1. I Granata, allo stadio comunale di Torino, dall'inizio del campionato non hanno ancora né perso né pareggiato. Luciano, te lo ricordi ovviamente quel momento? C'era ancora la protezione. Ah sì. Niente di grave, poco roba, però insomma, ci stava. Diciamo, per uno agitato come te, un petardo più. No, io bleffavo bene, in partita non ero agitato, no, la preparavo alla mia maniera la gara. E credo che così sì, ognuno di noi aveva un... Io no. Credo che Castellini si ricorderà tutto. Gli è andata bene che io sono andato via quell'anno lì, perché sennò quell'anno lì non dormiva nessuno con me. No, lo sanno benissimo che io prima della partita andavo a svegliare tutti, se uno dormiva, caro Patrizio, era infatto. Perché qui abbiamo anche Rampanti e sa benissimo che lui e Sala, io andavo sempre, dormivano insieme loro due e dice: ecco, questo è Natale, chiudi. No. Io dico che questi ragazzi qui veramente hanno vinto un grande scudetto, l'hanno meritato, anche perché hanno fatto vedere un gran calcio. E non c'era un pensatore come Pecci, ma c'era un grande, grande giocatore lì anche, che per conto mio ha fatto un grandissimo campionato vicino a Pecci, ed è Zaccarelli. Ciao Renato! Mario Collino? Io li ho avuto tutti a cena a casa mia, perché a quel tempo ero vice direttore di Ale Toro e c'era una rubrica, vi ricordate, a cena con. E vorrei dire che noi abbiamo avuto un caso di doping nel Torino della scudetta. C'era Pupi che si drogava a Barbera. Va bene, quel doping lì, rispetto ed a quello che vediamo e oggi. E vederli ancora così uniti è una gioia immensa, guarda. Per me il fatto di essere potuto venire stasera a rivederli così tutti, sembrano dei compagni di classe, mi fa proprio godere. Bene, bene. Pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.